Bruciamo il patriarcato, bruciamo il fascismo, il capitalismo, la violenza di genere. I nostri morti, nessun lutto, pagherete il caro, pagherete tutto. Allora, OSA e Cambiare Rotta hanno lanciato questo presidio cogliendo l'appello fatto da Giulia, la sorella di Giulia, di non cadere nella trappola del governo, di strumentalizzare i femminicidi e di cedere al minuto di silenzio, ma anzi di fare rumore e di bruciare tutto. Ed è proprio quello che abbiamo fatto oggi, abbiamo bruciato il capitalismo, il patriarcato, la violenza economica, la violenza di genere, le discriminazioni, le disuguaglianze, l'imperialismo, tutto ciò che porta alla condizione, un peggioramento della condizione femminile e che porta ai femminicidi, alla violenza, agli abusi e alle molestie che ogni giorno viviamo anche come ragazze all'interno delle nostre scuole e all'interno dei nostri quartieri. Quindi per opporci a tutto questo il 25 saremo anche in piazza e come giovani precari, disoccupate, e donne immigranti e così via. Per Giulia e per tutte decidiamo di non essere più vittime ma di autodifenderci dalla violenza di questa società patriarcale e di questo sistema. Si parla di corsi scolastici e fondamentalmente sembra che l'unica risposta potrebbe essere questa proposta. Che cosa dovrebbe fare, diciamo, la politica? Sì, a seguito degli stupri e dei femminicidi quest'estate, Valditara si era riempito di tante belle parole sull'educazione alla sessualità e all'affettività. Di fatto le sue direttive parlano di educazione alle relazioni in orario extrascolastico, con la possibilità di avere forze dell'ordine e quindi di porla solamente su un piano giustizialista, legalitario, quando sappiamo che la violenza di genere ha radici molto più profonde che vengono alimentate da questa società. Per noi l'educazione alla sessualità deve essere un'educazione alla sessualità con il controllo studentesco in ogni scuola, dove si parli di diritto all'aborto libero e gratuito, dove si faccia con il personale dei consultori, dove si parla di diritto a una contraccezione gratuita, dei consultori potenziati e funzionanti in ogni quartiere, di una serie di cose che ci servono a noi donne e ragazze per poterci emancipare non solo da un punto di vista culturale ma anche sociale. Questo. Il tweet sia espressione di un problema più generale, del fatto che c'è un intero apparato culturale che dice che noi donne, se non siamo vittime, se non siamo innocue, se non siamo tristi e deboli, allora non possiamo essere altro. Sono dei ruoli di genere che ricadono sulle donne quanto sugli uomini e che vanno rotti. Ed ecco, li rompiamo anche con l'attività che ogni giorno portiamo avanti facendo noi dei corsi di educazione alla sessualità nelle occupazioni, nelle piazze, in maniera autogestita come la vorremmo noi, con i corsi di autodifesa, con i dibattiti sulla violenza di genere, con l'attività quotidiana che ogni giorno portiamo nelle scuole e nei quartieri. È anche così che rompiamo tutto questo apparato culturale.